Andiamo subito a fare un po' di spammino introduttivo come al solito. Stiamo parlando in diretta dopo 2 ore dalla fine dell'anno, 2 ore no, però 3 ore e mezza, diciamo, circa. Di livello adesso, ok. Mettiamo la S dopo villain, perché effettivamente i villains. Pam pam una sezione notizie. Come link in descrizione, sono scemo. Link nei commenti. Link in descrizione, sì, vabbè. L'incoglionimento. Vediamo se riusciamo a farlo, eh. Storia e nella sezione notizie. Poi in un gruppo vado a copiare questa roba qui. E infine nel gruppo archivio, stavolta non nel gruppo dei racconti in gioco perché insomma non stiamo parlando più del racconto gioco. Ne ho parlato nella live di sto pomeriggio e direi che è stato più che sufficiente. Allora, vediamo di portare tutto. Non fatto, per qualche ragione ho deciso che qui non serve. Il gruppo archivio non mi fa mai visualizzare le condivisioni, non si sa per quale cazzo di motivo. Ok, a posto, accusi. Manca solo di condividere che avevo avvisato su Telegram.
anche sul gruppo magari di Commander. Why not? Alla fine si parla di creature leggendarie. Forte. No, che cazzo. Oh, Necrosera, ciao Simo, Necrosera. Hai già messo il Necro giovanotto, l'hai messo a dormire, giustamente. Sto facendo un attimo di spammino e poi arrivo, eh. Ma... Fatemi pensare un attimo, perché sto cercando come fare bene lo spammino nel gruppo di comanda. Non mitic, ti odio. Beh, bravo, bravo. Via, dai. Cioè, giochiamo così. Spammino. No,
Mazza, sono già 10 minuti, porca puttana. Scusate, lo spammino oggi sta durando un po' di più del solito perché devo fare un po' di cose. Quest'altro che manda i messaggi. Oltre francese, ma sei stupido. Ho scritto che faccio ripetizioni di storia, io mi chiedo francese. Lasciamo perdere, poi risponderò a questo signorina. Timeline, no, fantasy music, mettiamo in loop e vediamo un po'. Ultima parte di spammino introduttivo, vi prometto che poi chiudiamo qui la spammata e la live comincia per davvero. Ancora un secondo, perché sto cercando. Siccome è una live particolare sui villain, su un sacco di eventi strani, sto cercando di attirare tanta gente. Fatemi pensare ad altri villain usciti di recente. E via, quel che è fatto, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Fanculo, basta. Ok, allora, eccoci qua di nuovo dopo tanto tempo. Quanto tempo è passato? 3 ore circa. Gran bella live, però sono molto soddisfatto di come è andata la live sul racconto gioco perché sono riuscito a raccontare tutto quello che avevo in mente. E ho visto tanto interesse comunque da parte vostra, un sacco di nuovi follower soprattutto. Che dire, molto bene, è andata molto bene e sono molto contento di ciò. Dunque, stasera cosa si fa questa sera? Allora, io nel pomeriggio, da stamattina in realtà, anziché lavorare alla roba seria, tipo i post storici, mi sono messo a salvare le immagini delle carte di tutti i villain. Mi sono fatto proprio la ricerca su Scryfall, mi sono fatto la ricerca su Scryfall di tutti quanti i Eminato Chamati, lo conosci? Gioca con Bandera a Torino e Goblin. È un tempo sicuramente. È che Mighty è un membro del gruppo comunque da diversi anni ormai, Marco. Se non so se adesso lo sai dove sta. In teoria adesso lui è in Australia, però probabilmente è di Torino effettivamente, quindi in teoria dovrebbe probabilmente, presumibilmente in passato andava a giocare al Goblin di Torino. Dai, molto meglio adesso. Ecco, come vedete, se si vede, andiamo a vedere un pochino quanto è brutto.
visualizzazione delle immagini. Ecco qua, in questa cartelle ho salvato tutto quello che ci può essere utile in questa live di stasera. Estemporanea perché l'abbiamo decisa ieri sera in live, nella live di ieri sera, quindi proprio Australia, sì, è strano, Australia, la terra dei canguri. Allora, Necrosera Foul, giusto in tempo che stiamo dopo un quarto d'ora di spammino introduttivo, forse il più lungo della storia. Sto entrando nell'argomento e sto litigando con questa merda di OBS che non mi fa vedere le cose come vorrei. Oh, allora. Come vedete, ecco qua, ho quattro cartelle. Io sono andato a salvarmi proprio per voi. Sono andato a salvarmi in queste cartelle tutte le carte legate a quelli che io considero ville in The Magic. In che senso considero villain? Che vuol dire villain? Villain, tecnicamente un villain è il malvagio. Sapete che proprio oggi con la community di college ha fatto un video su chi sia il miglior cattivo di Magic? Sì, l'abbiamo discusso in live prima, nella live sul racconto gioco, perché è uscito proprio in quel momento. Ho rosicato come una biscia questo piccolo canale estemporaneo. Di cosa si occupa questo canale sconosciuto? Adesso si mette a trattare di lore, ma come non faceva quegli sciocchi video sulle scatoline, come si chiamano, le scatolette? Che vergogna, che vergogna. Adesso mi viene a rubare il lavoro ai grandi canali di Twitch. Viene a rubare il lavoro. Rendiamoci conto, che vergogna. Quindi sì, c'è proprio coincidenza assoluta. Non l'ho visto neanche io, proprio per mantenere la mente sgombra da qualsiasi influenza esterna. Però veramente la coincidenza è incredibile, raga. Fantastico. Dunque, allora. Sì, anch'io l'ho salvato assolutamente, mo, a parte gli scherzi, il professor titolare a Community College è uno dei miei youtuber di Magic preferiti in assoluto, quindi le sue opinioni sui video di Magic sono sempre interessanti, onestamente, e quindi non vedo l'ora di godermelo poi più tardi o domani. Domani è il 24, yeee! Yeah! Buona vigilia, è l'anticipo. Comunque sia, praticamente posso dire solo per certo che tecnicamente il suo video sarà 1 km sopra di noi, ma con i contenuti di questa live sarà 10 volte meglio. Ma sì, assolutamente. Tecnicamente, nel senso, a livello tecnico, se tu prendi un bambino di quinta elementare ti fa una roba migliore di quello che faccio io. Ma i contenuti di questa live saranno 10 volte meglio perché non saranno contenuti in 20 minuti di video, ma saranno contenuti in tanto, tanto, tanto. E poi la cosa che facciamo stasera è raccontare la storia di tutti quelli che ho salvato, di tutti i villain, molto brevemente per ciascuno. Non andrò a raccontare tutti vita, morte e miracoli. Per quelli ci saranno poi altre occasioni, comprese quando vi sobbate. Esempio, Smobatta ha richiesto una live su Curric stamattina, sto pomeriggio, quindi presto arriverà una live di approfondimento su Curric, uno dei video che andremo a vedere stasera. Quindi aspettatevi tanta lore, ma pochi frammenti di Alor, grandissima, questa ve la segno, frammenti di Alor. E quindi che cos'è un villain? Tecnicamente un villain è una persona malvagia, un villano, un crudelicchio, Simo, grazie a te anzi per il sostegno, anche non solo economico ma anche di presenza sia qui che nella live di oggi, di pomeriggio, grandissimo, grazie mille Simo. Dunque, allora, non, senza nulla togliere ovviamente a Faol che questo pomeriggio stava lavorando. Ti voglio bene, lo sai.
Quindi grazie anche a te comunque per essere qui, Faon, stasera. Ho sempre paura di fare figli e figliastri ogni tanto, anche se Faon lo sa benissimo che io ti sono sempre grato di tutto quanto. Quindi appunto il villain tecnicamente è il villano tradotta dall'inglese proprio brutalmente. La persona crudele, malvagia, spietata, colui che con fiazioni negative e crudeli, malvagie, proprio per far del male al prossimo. Quello è il villain, tecnicamente. Quello per far del male al prossimo e talvolta risulta essere anche l'antagonista delle storie, più spesso che no. Colui che con le sue azioni malvagie mette i bastoni tra le ruote al nostro protagonista, positivo. E che comunque mette in base nelle ruote il nostro protagonista. Ecco, io sono andato un po' oltre la concezione di villain, io l'ho un po' ampliata, diciamo. Sono andato a cercarmi tutti Ah, cazzo, le orecchie. A cercarmi tutte le creature leggendarie, tutti i personaggi della Lore di Magic stampati su carte, quindi tutti quelli che mi venivano in mente lì per lì. E non lo so, se non mi presente quando ogni tanto ti fischiano le orecchie che hai un momento in cui senti brrrr. Ogni tanto succede. Raramente. Quindi sono andato a vedermi nelle carte, cercando poi di recuperare con la memoria, che è sempre quella che è, tutti i vari wannabe villain di Magic. Assieme alle altre cose. E vabbè, si vede che le orecchie sono una parte sensibile. E mi sono quindi andato a salvare le immagini di tutti quelli che io considero villain, antagonisti, persone che nella loro vita almeno una volta hanno fatto del male a qualcuno, mettiamola così. Che non è che, cioè, che hanno compiuto azioni malvagie. Senza sensibili orecchie, esatto. Sono ultra sensibili. Ovviamente tutto dividendolo in diverse categorie. Abbiamo quindi i main villain, che sono ad esempio. I main villain sono coloro che nella loro storia. Quindi fra i villain. No, ecco, diciamo che non proprio. In realtà no, adesso ho esagerato, ha compiuto azione malvagia, è vero, tecnicamente ha fatto azione malvagia. Nel senso che i villain li ho un po' usati, ho usato il villain come idea di raccontare la storia di tutti quelli che non è che hanno compiuto azioni malvagie, ma sia quelli che sono stati effettivamente villain, antagonisti, hanno creato dei danni. Al multiverso di Magic volontariamente si sono schierati dalla loro parte del male, diciamo, con le loro azioni, e appunto li ho divisi in diverse categorie. Abbiamo i main villain, che sono coloro che nelle loro storie o in almeno una storia hanno sono stati la minaccia principale, il boss di fine livello, mettiamola così. Quindi ci sono Acroma, per esempio, che in Legions diventa, da che era un boss token, da che era un villain token in assalto, quindi una pedina, diciamo, al servizio di Ixidor, diventa il main villain, l'antagonista principale, colei che devi sconfiggere per riportare la pace in Otaria, ma anche Phage è allo stesso modo un main villain perché è lei che devi sconfiggere per fermare la Cabala, non tanto Viroth. A quel punto di Viroth diventa, cioè, in realtà Phage potremmo anche definirla una protagonista, un'eroina a un certo punto, più che una main villain. Però nel primo di ammazza, sono salita a 5 spettatori così senza accorgercene. Però Phage diventa buona, esatto, tra virgolette, ma comunque diventa.
colei che soffre per mano del villain che è Virot a quel punto. Un'altra minaccia a sconfiggere Virot, però nel primo in assalto Feige rimane comunque la minaccia principale da eliminare per tutti quanti gli eroi a un certo punto. Virot è pucciosissimo. Atarka, per esempio, insieme a tutti gli altri Dragon Lord, Atarka, Dromoka, Silungar, Qolagan e Ojutai, chi più chi meno, comunque sono i draghi da abbattere per i Khan, da sconfiggere, da uccidere prima che loro distruggano i Khan. Carona mi sa che l'ho messa tra i main villain, dovrei averla messa tra i main villain. Dove sta? No, mi sa che non l'ho messa tra i main villain, Carona, no, infatti, perché Carona dovrebbe stare in... Fatemi vedere se... Esatto, in villain circostanziali. Adesso ci arriviamo. Passiamo poi alla seconda categoria, andiamo in ordine. È buonissima, non è un villain. Eh sì, vabbè, è buonissima, tranne quando ordina, quando arriva nelle città e dice: ehi, salve a tutti, o mi lodate come vostra unica divinità, oppure vi distruggo l'anima. O vi arrendete a me e vi lasciate contaminare dall'amore nei miei confronti e fate tutto quello che dico io e non vi restituisco la magia, oppure vi danno l'anima, vi apro il culo. L'hanno convinta del suo scopo sia quello, certo, ma per quello è un villain circostanziale, capito? Ma adesso ci arriviamo con calma. Villain token villain, cosa sono? Le pedine, quelli che non sono effettivamente le pedine o comunque villain anche tosti che agiscono da soli, ma che agiscono o perché sono stati ingannati o perché sono al servizio di qualcuno. O perché semplicemente sono costretti ad agire da villain, a fare qualcosa di cattivo. Ad esempio, il dio Locusta è un villain token, è una pedina di Bolas, letteralmente un individuo che è stato costretto a... Un individuo era, purtroppo. O Bontu, che sono stato... No, vabbè, Bontu non è che è stata costretta. Locust God è stato costretto da Bolas a diventare una pedina nel suo piano e quindi a distruggere l'Ecma e lasciare che le sue locuste creassero il caos a Naqtamun. Allo stesso modo, Avacyn è una pedina nel piano di Nahiri, una pedina involontaria, una token, diciamo, qualcuno che è stato costretto da Nahiri involontariamente in questo caso a compiere, a sterminare, a cercare di sterminare l'umanità. Baral invece, così come Health Dragon, non sono di base villain, sono più persone che si sono ritrovate ad eseguire gli ordini. Health Dragon soprattutto è in questa categoria di stavo solamente seguendo gli ordini. Anche i nazisti seguivano gli ordini, quindi ricordiamo. Oggi poi abbiamo fatto un sacco di parentesi storiche durante il racconto gioco. Tipo Tezzeret, che però Tezzeret in realtà ho voluto mettere, tipo Dovin anche, o Domri, o Marisi, o Xira, o Mirko Vosk, o Svolto, o Svoltir. Tezzeret ho voluto metterlo, se non sbaglio, nei main villain. Vediamo se lo trovo. No, nei villain secondari. Nei villain secondari sta Tezzeret. Perché Tezzeret è più di una pedina, non è semplicemente una pedina, è qualcuno che diventa un villain principale a un certo punto, diventa una minaccia, è la minaccia numero uno in Agents of Artifice, è quello da abbattere per Jace se vuole salvarsi il culo di un Agents of Artifice. I villain circostanziali invece sono quei villain che per un motivo o per l'altro non sono proprio cattivi. Ano Wanaway, per esempio, non è che sia proprio malvagio. È una persona spietata sicuramente, ma il suo fine è nobile. Lui vuole comprendere gli Eldrazi e per farlo è disposto a tutto. Vuole capire chi sono gli Eldrazi
vuole difendere Zendikar da queste mostruosità e per farlo è disposto a tutto, compreso impedire a Chandra di raggiungere l'occhio di Ugin e cercare di aggredire Jace dopo che questi ha spalancato insieme a Chandra e Sarkhan la prima barriera di sicurezza dell'occhio di Ugin. Non è proprio un villain Anowon Away. Allo stesso modo Colfenor sì, agisce in maniera crudele, malvagia, è la persona da eliminare, il nemico pubblico numero uno, il boss finale per Cenerina nella saga di Dormur, ok? Nel primo libro di Dormur, e fa delle azioni atroci e terribili, però tutto quello che fa lo fa nell'ottica di un piano più grande, per sconfiggere Ona e riportare l'equilibrio sull'Ormur. Altra cosa dei villain circostanziali, non solo sono villain che hanno una ragione per fare qualcosa, per diventare cattivi, hanno magari un piano più grande, agiscono in maniera brutale e crudele, ma non vogliono esattamente fare del male. Poi ci sono anche le vittime delle circostanze. Chainer di per sé non è un villain, poveraccio. Chainer è vittima. È una vittima del potere del Mirari. Chainer cerca in tutti i modi di resistere al potere del Mirari. Nel momento in cui Virot scopre che Virot gli ha ammazzato il maestro, Chainer passa al lato oscuro, per metterla in questi termini. E Chainer è un bravissimo ragazzo alla fine, esatto. Compie anche lui azioni comunque crudeli di tanto in tanto e comunque lavora per la cabala, malvagio eccetera, però non è che di base è un cattivo. Polykranos non è cattivo, è una bestia senza cervello. Tassa di base non è cattiva, nel momento in cui Chiora si sostituisce a lei e la mette alla berlina di fronte ai tritoni, lei ha quel ruolo, deve mantenere la sua stessa esistenza dipende dalla fede dei tritoni nel suo potere, quindi lei deve aggredire Chiora. Le circostanze la portano a fare questo. Kuteb pure di base e Nakke sono villain che però fanno quel che fanno nell'ottica di un piano più grande che semplicemente non conosciamo. Ah, ecco, uno che ho dimenticato è l'uomo corvo. L'uomo corvo troverò il modo di metterlo in qualche maniera. Mannaggia. Poi vabbè, c'è Quende che non è che sia proprio un villain, è un villain perché ce l'ha con Teferi, aggredisce Teferi. E infine arriviamo alla categoria numero 4, i villain secondari. I villain secondari sono un po' pedina, un po' semplicemente villain che hanno delle side stories, diciamo, che non sono così rilevanti come i villain principali. Al-Hamaret è sicuramente un villain, è l'antagonista principale della storia delle origini di Jace, è sicuramente un villain. Potrebbe stare nella categoria dei villain circostanziali, perché lui comunque ha uno scopo più grande. Però di base, all'Amaret non è che ha veramente mai agito come un vero e proprio villain. È più che altro una roba di Jace, è antipatico a Jace, ce l'ha solo con Jace. Ashok non è che sia proprio un villain che abbia fatto così tanti danni. Sì, è il villain principale nella saga di non Dacon, dai Dark Faden. È il villain principale della saga di Teros di Dark Faden, però Dark Faden è una storia ultra secondaria e anche in Teros 1 Ashok non è l'antagonista principale, non è il main villain. In Teros 2, vabbè, non esiste proprio la storia, quindi. Cioè, da una parte c'è Xenagos in Teros 1 e Eliod, dall'altra c'è Ashok. Anzi, Eliod in realtà è nella categoria numero 1
solo perché diventa main villain nel secondo Thanos. Ha lasciato, non ha fatto danni perché al massimo macina danni non ne fa. Sì, beh, vallo a dire ai suoi 2-2 del cazzo che ti esiliano tutta la mano. Vola pure, vola. Non è una pedina, perché non è che agisce per conto di qualcuno, lei agisce di propria iniziativa, però è secondaria. Tezzeret anche agisce di tanto in tanto per sua iniziativa, ma è molto secondario come antagonista. Non lo possiamo mettere ai livelli di uno Yawgmoth o di un Volrath, che per quanto Volrath potrebbe essere considerato secondario, è comunque il boss di fine livello della fortezza. Gli orrori sono spessi, esatto, sono parecchio, fanno male gli orrori di Ashok. A Boshan manco lo definiremmo un villain se non avesse sommerso Mezzautaria per sbaglio. Volrath è uno dei migliori cattivi di sempre. Ed è di fatto nella saga della Cavalcavento, Volrath è il nemico numero uno. Non puoi vincere se non ammazzi Volrath. Se Volrath resta in vita, gli eroi non possono andare avanti, non possono sopravvivere. Sidisi è molto secondaria sia nella Tarkir dei Khan che in quella dei draghi. È una villain nel fatto che in realtà è un'eroina, se vogliamo, della libertà contro i draghi perché vuole avvelenare Sinungar. Però a parte quello non è che sia così, è molto relativa. Daretti pure non è che abbia fatto chissà cosa. Quindi queste sono più o meno le categorie dei villain in cui ho radunato i vari villain. Cotoped pure, che è assolutamente secondario e irrilevante. Non per forza secondario significa irrilevante. Basti pensare ad Ashnod. Sappiamo già chi sia il peggior cattivo di Magic, assolutamente, ed è Belzebub. Anche Roisin, per esempio, Roisin Murderer, non è proprio, in realtà forse Roisin sarebbe più villain circostanziale, in effetti. Ma lo modifico in diretta. Quindi, a questo punto, io direi di cominciare a guardarci le carte e a raccontare la loro storia, brevemente, andando in ordine alfabetico. Wiseman sì, è sicuramente un villain che non è nella lista. In effetti però lo è. Allora, capture. Andiamoci a prendere le foto. Ecco qui. Io vorrei tipo scoprire il modo di rendere lo sfondo trasparente per mostrare solamente la foto di Acroma. Però non sono capace. Allora, Acroma, Angel of Wrath. Eccola qui. Chi è Acroma? Acroma nasce in Assalto, nella prima espansione del blocco Assalto, omonimo appunto Assalto. Nasce nel momento in cui Ixidor, dopo la morte della sua amata Nilea, sua fidanzata, se non addirittura sposa, se non ricordo male, mi sa solo fidanzata però, Ixidor, disperato da questa morte, viene esiliato nel deserto vicino a Città della Cabala. E durante una notte sogna l'omicidio della sua Nivea, della sua amata Nivea, da parte di Feige l'intoccabile, e durante quel sogno viene salvato, viene in suo soccorso questo angelo che ha effettivamente le caratteristiche di Nivea, o Nivea, che dir si voglia, ha un volto molto simile al suo. Al suo volto, perché lei è la rappresentazione del dolore di Ixidor, dell'amore di Ixidor.
Acroma quindi nasce con Nivea non era morta, si era ritirata in Germania e ha fondato una grande azienda di cosmetici. È proprio così che è andata. Quindi Acroma nasce da Excidor e ha il compito di vendicare la morte di Nivea. Per farlo dovrà uccidere Phage, ma tutto quello che fa per combattere Phage sfortunatamente viene mandato in fumo nel momento in cui, dopo una serie di vicissitudini che abbiamo già raccontato in una live, quindi andatela a cercare volendo, su Otaria, della serie Esplorando Firexia, sintetizzando Firexia, dopo una serie di conflitti e cataclismi, Acroma e Phage arrivano al gran finale, al duello finale, vengono però interrotte da una Zagorka che casca dal cielo e da un Kamal che le colpisce tutte e tre con la Soul Reaper, dando vita a Karuna. La Soul Reaper era un'arma, pure lì non vi sto a dare dettagli, ragazzi. Oggi sono tanti villain. Ora, perché è villain Acroma? Perché nel suo sentimento di vendetta, nel suo cercare di vendicare a tutti i costi Nivea, Acroma letteralmente converte forzatamente con l'utilizzo di particolari stelline che se ti entrano in testa ti trasformano in un fanatico religioso della religione di Ixidor. Acroma fonda la religione di Ixidor, manda queste stelline in giro per il continente di Otaria, converte forzatamente e forzosamente intere popolazioni e le costringe a muovere guerra alla cabala di Virot Magram e di Phage Intoccabile. È decisamente un villain, è decisamente un personaggio negativo, uno dei principali, delle principali minacce alla sicurezza di Otaria in quel momento storico. Se Acroma non viene sconfitta, Otaria continuerà ad essere insanguinata da una guerra neanche più troppo fredda tra la Cabala e i fedeli di Ixidor. Dal suo punto di vista, sicuramente si riteneva un'eroina, una che agiva per il bene, ma in realtà non è affatto così, perché agendo per la giustizia della vendetta nei confronti di Phage ha appunto portato alla morte, alla sofferenza di chissà quante persone. Oh, poi c'è Atarca. Atarca la prendiamo in considerazione insieme anche agli altri draghi, forse serve che no, vabbè, li prendiamo in considerazione uno a uno. Atarca di per sé non è proprio una villain. Il fatto è che Atarca è la minaccia principale, non è che compie azioni di per sé crudeli. È una cacciatrice, un drago grande, grosso e affamato, che su Tarkir passa le sue giornate a dare la caccia a qualsiasi cosa sia per lei commestibile. In quanto tale, è una minaccia per tutti gli esseri umani che vivono nelle steppe dei Temur. Nelle steppe, nella regione, nella frontiera dei Temur, nelle nevi di Khal Sisma. Essendo una tale minaccia, mi sento di metterla come villain, soprattutto nel momento in cui, quando Yasova, nella realtà dei draghi, si sottomette volontariamente a lei, Atarca emana un editto ordinando che tutta la magia sciamanica venga eliminata e che i Temur smettano di insegnare la magia sciamanica ai membri del loro clan, che adesso è il clan Atarca, e chiunque venga scoperto fare uso della magia sciamanica verrà giustiziato dando l'impasto a Tarka o a uno dei suoi sottoposti, uno dei suoi figliuoli, o più probabilmente anche prima cotto a puntino e poi mangiato.
quindi è una tiranna, Atarca è una tiranna che costringe i suoi sottoposti umani e non umani a andare a caccia per lei e a trovare sempre bottini più grandi, sempre cose selvaggine, sempre più dei piatti sempre più prelibati, delle creature sempre più gustose, strane, dei sapori unici. E quando questo non avviene, quando il suo stomaco non è sazio, tendenzialmente qualcuno brucia. Non è proprio una bella vita, quindi, quella degli adepti del clan Atarca su Palantir. Oh, e poi c'è il gran giudice Augusto IV. Augusto IV è un umano di Ravnica, il gran giudice Azorus dell'anno in cui si svolgono, degli anni in cui si svolgono gli eventi del primo blocco Ravnica, leader e guildmaster degli Azorius, il quale conosce talmente bene il patto delle gilde che un giorno, rendendosi conto che Zadek, il Parun e leader dei Dimir, sta per liberarsi dalla sua prigione per andare a distruggere il patto delle gilde, resosi conto che esiste una sorta di loop, di buco all'interno del patto delle gilde che potrebbe sfruttare a suo favore per distruggere il patto e instaurare così il dominio assoluto degli Azorius su tutte le altre gilde, una sorta di dittatura in cui nessuna delle altre gilde viene più riconosciuta, ma anzi è costretta a sottomettersi agli Azorius, cosa che normalmente non avviene perché tutte le gilde, per quanto non abbiano diritto effettivamente a intervenire negli affari di governo, le altre gilde sono riconosciute e almeno sono libere di agire come credono, indipendentemente dalla volontà del governo. Se loro, gli Orzov, vogliono costruire qualcosa, tendenzialmente lo fanno senza dover stare a sentire gli Azorius. Ecco, Augusto IV non vuole questo, vuole eliminare tutti i guildmaster, vuole creare una Ravnica perfetta in pace, senza gilde se non la gilda Azorius. A scoprire i suoi piani c'è il buon vecchio Avrus Kos, il quale una volta scoperto cosa sta cercando di fare Augusto IV, riesce a scatenargli contro quello che ormai è lo spettro di Zadek, l'anima senza corpo di Zadek, uno spirito, un fantasma, e i due lottano tra le rovine ormai crollate, che anzi gli stanno proprio crollando in testa, tra le rovine della vecchia Prav, la sede della gilda Azorius, del senato Azorius, e Augusto viene straziato vivo, tra l'altro era pure cieco e immobile e paralizzato dalla vita in giù, viene straziato e punito dalla stessa creatura che aveva cercato di controllare e di sottomettere alla sua volontà. È decisamente un villain perché appunto agisce fin dall'inizio di Ravnica 1 praticamente per sfruttare Zadek e distruggere le altre gilde. Grazie a Zadek Razia viene uccisa, tutti gli angeli tranne Feeder muoiono con lei. Era tutto nei piani di Augusto proprio per dimostrare quanto non ci si può fidare dei Boros e di tutti dei Selesnya, di nessuno ci si può fidare, solo degli Azorius. E a proposito di villain, tra l'altro vorrei farvi notare come fino adesso stiamo a 4 villain, non ce n'è uno che abbia il nero prima di Benzenloth. Adesso facciamo appunto il breve riassunto delle loro storie e poi andremo a commentare le storie e a, diciamo,
definire chi di loro ha le storie più interessanti, il carattere più interessante. Azor potremmo definirlo forse un villain circostanziale se non fosse che lui prende e decide. Lui potrebbe semplicemente. Lui è convinto di stare facendo del bene, ma di fatto nel suo cercare di fare del bene sta in realtà imponendo la sua visione delle cose. Non c'è peggior cattivo di uno sporco Azorius, esattamente. Il fatto è che Azor arriva, essendo un Planeswalker, arriva nei mondi, li vede magari sconvolti da guerre o anche solo semplicemente in una condizione in cui che a lui non sta bene, una condizione di disordine che lui reputa troppo caotica, arriva sui mondi e porta la giustizia. Decide di diventare il supremo signore di quel piano, di creare o comunque di mettersi alla pari con altre creature del suo stesso livello, come i Parun, per esempio. Arriva, impone le sue leggi, decide che le cose devono andare come dice lui. Se le cose non vanno più come dice lui, punisce tutti coloro che non fanno come dice lui. E poi, quando si stufa del gioco, se ne va. Su Ravnica, Azor crea il patto delle gilde. Quindi, per carità, in quel momento c'era una guerra tra gilde. Effettivamente, il patto delle gilde di base non era una cattiva idea. È riuscito a portare la pace tra le gilde, però ha creato un patto sapendo benissimo di averlo creato in maniera da potersi rompere e infrangere se uno dei Parun, dei fondatori o dei Guildmaster, avesse deciso avesse capito come fare. Se l'è sbattuto bellamente, come misura di sicurezza ha fatto in modo di creare una cazzo di corsa al labirinto che comunque era nascosta all'interno, una cazzarola di intrigo, di mistero con le line di Ravnica, una cosa che gli Izzet ci hanno messo anni a capire che cazzo fosse, e grazie al cielo ce l'hanno fatta, perché sennò a quest'ora Ravnica era una bomba atomica, c'era scoppiata. Alla fine di questo dovevi fare un percorso specifico, in una specifica maniera, con tutti i 10 i campioni definiti tali dalle 10 gilde, alla fine del quale percorso i campioni si sarebbero dovuti dimostrare in armonia tra loro davanti agli occhi di un golem giudicatore, il quale, se avesse deciso che non vi era armonia tra le gilde, non vi era accordo tra le gilde, avrebbe preso e distrutto almeno il decimo distretto di Ravnica. Per quanto ne sappiamo, poteva distruggere tutta Ravnica. Non abbiamo certezze su quanto avrebbe potuto distruggere il labirinto se Jace non fosse intervenuto. In più ha affidato se le gilde si fossero trovate in armonia nello scegliere un rappresentante da nominare Patto delle Gilde Vivente, il tutto senza dirlo a nessuno, tutto questo era segreto. Jace ci ha avuto un culo così. E di base non ha detto niente a nessuno. Dovevano arrangiarsi, per lui avete infranto il patto di gilde, peggio per voi adesso scoppia la bomba. Quindi questo ha fatto su Ravnica, su Ixalan arriva in una situazione di tranquillità, più o meno pace. Santa Elena, tieni, questo è un potentissimo artefatto in grado di garantire poteri illimitati a chiunque ne faccia uso. Mi raccomando, fanne buon uso. Ciao! Non si rende conto, chiaramente, poverino, che quell'artefatto di incredibile potere attira le mire di gente che dal potere è attratta, e la povera Santarella si ritrova come una cogliona a venire sbattuta contro il muro dal signor Pedrone il Malvagio, che le ruba il suono immortale, e allora Azor, per tutta la risposta che fa,
non è che va a proteggere il sole al santuario di Elenda. No, no, va a prendere il sole, lo porta a Ixalan, nel continente di Ixalan, lo dà in mano all'impero del sole, gli dice: ehi, questo è il sole portale, prego, divertitevi. L'impero del sole fa un casino, lo dà agli araldi del fiume, gli araldi del fiume per fortuna non fanno un casino, per fortuna. Nel frattempo ha devastato il Torrezzon, creando la piaga del vampirismo, che non sarebbe nata se Elenda non avesse dovuto fare il rito del Rite of Redemption per andare appunto, per diventare immortale e andare a cercare il sole immortale. Ha fatto tutto un casino inutile, ha creato solo danni su danni in tutto Ixalan, gente che si ammazza in continuazione per questo cazzo di artefatto di merda. Quindi Azor non è un cattivo circostanziale, non è che è uno che agisce per il bene, agisce per quello che lui ritiene il bene. Colfenor agisce per quello che è effettivamente il meglio per Lomur. Lo vedremo dopo. Quindi non è del tutto malvagio. Compie azioni crudeli per un fine che è effettivamente, realmente utile. Azor no, Azor lo fa perché lo vuole lui, punto. Perché secondo lui quella è l'unica giusta via. E passiamo a Belzellok, il miglior villain di Magic. Azor è bianco, quindi crede di aver ragione e fa danni, esattamente. Tanto per cambiare. Belzellok! Che dire di Belzellok? Dimentichiamo, Azor appare la prima volta in Dominone, Rivali di Ixalan, Augusto IV in Discordia e Atarca come prima versione nasce in Fate Reforged. E poi il drago di Tarkir diventa Dragon Lord. Belzellok appare in Dominoria. Belzellok è uno. Che dire di Belzellok? Non so più come insultarlo, esatto, ti cascano il braccio. Belzellok è un demone di Dominaria che un giorno viene richiamato dopo la riparazione, dopo la sputtanazione, scusate, dai sopravvissuti della cabala di Virodmaglan, che vogliono un nuovo dio da venerare. Lui sono convinti che lui li porterà dal loro dio Kuber. Lui per tutta risposta ne ammazza una decina, dopodiché decide che da quel momento in poi dovranno venerare lui come dio. Si appropria di tutta una serie di titoli che non sono assolutamente suoi, decide di accaparrarsi artefatti potenti per il puro gusto di tenerli nella fortezza di Urborg, che è riattiva dopo che era stata distrutta durante l'invasione. Per il puro scopo e piacere di avere una bella fortezza da abitare, evidentemente, e passa le sue giornate a non fare un cazzo. Dopodiché, a un certo punto, arriva Liliana, quindi lui stringe il patto dei quattro demoni con Liliana. Ottiene una parte dell'anima di Liliana in cambio di non meglio specificati poteri, vantaggi, finché Liliana poi se ne va, lui rimane lì a fare le sue cose, poi Liliana torna, scopre Belzellok che per tutta risposta gli fa come dispetto il dispetto di trasformare il già lich Josu in un lich ulteriormente liccioso, non saprei come definirlo altrimenti. Cioè, già era non morto, lo trasformi ancora di più in un non morto, più non morto. Dominoria, Dominoria. Finché alla fine il signor Belzellok, padre delle macchine, fato degli stolti, Evincar della fortezza e yada yada yada. Primo patriarca della cabala, muore con un cretino ucciso da Gideon e Liliana. Grazie a Dio muore. Una cosa buona l'ha fatta nella sua vita, è morto. Dromoka
ancora un white align. È vero che molti dei black align li vedremo più tardi, però fino adesso sono per lo più white align. Tromoka è un altro dei draghi. Non è proprio un villain, però l'ho voluto considerare un villain proprio come la Tarka, proprio come tutti i draghi di Tarkir, perché di fatto Dromoka prende e anzitutto è la minaccia numero uno per tutti gli umani, e in più obbliga gli esseri umani a sottostare al suo dominio. Dromoka è una dittatrice praticamente. Obbliga gli esseri umani a fare come dice lei. Se per caso gli esseri umani osano dilettarsi con le loro antiche tradizioni simil necromantiche ai suoi occhi, ossia gli spiriti atavici degli alberi degli Amzan, prende e li distrugge, li disintegra. Cioè, è abbastanza un comportamento da figlia della gnotta. Per quello la ritengono una villain con tutti i draghi di Tarkir, il fatto è che loro prendono il potere, chi più chi meno volontariamente, nel momento in cui hanno il potere fanno di tutto per mantenerlo e diventano bestie che dedicano la loro vita a tiranneggiare sugli altri esseri viventi praticamente, con la scusa di sì, adesso vi posso dare la forza delle mie scaglie, adesso vivrete tutti bene, perché l'età è più grigia di così, non è solo è cattiva e basta, però ecco, non è proprio una stinco di santo quello di Dromoka, con sta facciona qui, che è brutta. Oh, vediamo le cose divertenti. Elesh Norn, grande cenobita, nativa di Nuova Firenze, nata dal lore di Nuova Firenze. Elesh Norn è un pretore fireziano, è letteralmente l'incarnazione del mana bianco di Mirrodin, accomunata però all'idea di Firexia, l'ideale se Firexia aveva una religione, Elesh Norn porta quella religione nei confronti del padre delle macchine all'estremo più totale. Prende il mana bianco, la fede delle persone, dei White Aligned, l'amore per le crociate, per la giustizia, per il combattere per il bene superiore, per credere nel grande leader che li porterà verso un futuro migliore, li porta all'estremo più totale. Ogni singola cosa deve essere giustificata, ogni cosa è giustificata purché sia fatta in nome del padre delle macchine e della grande opera. La guerra contro Mirrodin? Sì, va bene, assolutamente. Dobbiamo sterminare tutti quei Mirran, strappargli la carne di dosso e trasformarli in esseri perfetti, di pura macchina, di puro metallo, così come le sacre scritture di nostro signore Karn, il padre delle macchine, altro villain, ci ha chiesto di fare, così come ci è stato chiesto di fare, perché questa è la nostra missione sacra. E Elesh Norn arriva addirittura a prendersela con gli altri pretori e ad attaccare e invadere i territori di Urabrask e Sioldred, dei quali ancora non si sa più nulla purtroppo. I poveri vecchi Urabrask e Sioldred sono attualmente dispersi. Quindi è l'emblema di tutto ciò che c'è di male nel mana bianco, portato all'estrema potenza. Ecco un altro che, quanto emblema del mana bianco, Eliod, dio del sole, o Sun Crowned. Eliod non è esattamente un villain nel primo Theros. Anzi, è l'emblema del mana white, esatto. Inizialmente è l'emblema anche del coglione. Eliod sembra essere in Godsend, sì, parte che cerca, merda, esatto, il cane sempre, Eliod, il porco, cerca di aiutare Elspeth a modo suo, obbligandola a diventare la sua campionessa del sole, a obbedire ai suoi ordini, perché non la può uccidere, perché ci prova a ucciderla, ragazzi.
Io vi ricordo che in uno dei primi capitoli di Godsend, Elspeth prega Elliot di darle la pace, una cosa del genere. Elliot, per tutta risposta, riconosce in lei la persona che ha preso la Godsend, la nemesi degli dèi, e cerca di bruciarla col potere di mille soli. Elspeth, per fortuna, ha la magia protettrice e si protegge. E Elliot dice: Ah, non ti posso ammazzare, allora devi lavorare per me, stronza. Dopodiché, a un certo punto, quando anzitutto Elliot si dimostra fanatico e violento anche nei confronti dei suoi oracoli, il povero Daxos non ha più una vita da quando è oracolo di Elliot, Elliot è gelosissimo di lui, Elliot lo costringe a fare tutto quello che dice lui, se non fa, lo possiede fisicamente più e più volte, in maniera mentale chiaramente. Ma forse anche un po' fisica, quella lancia, secondo me il povero Daxos ha preso tante di quelle lance nel culo da parte di Elliot. E quando Elspeth decide di tradire a suo modo di vedere il patto stretto con lui, uccidendo Daxos, Elliot decide, lo possiede fisicamente in modo mentale, bellissimo, esatto, lo possiede fisicamente, nel senso gli entra nel cervello, e secondo me veramente non che ci sia del male nel prenderlo nel sedere assolutamente, però se è Elliot a buttartelo in culo è brutto, perché Elliot non lo fa con la grazia, Elliot lo butta al culo con violenza, senza chiedere per favore e soprattutto senza il tuo consenso. Ogni volta uno stupro mentale per Daxos. E quando Elspeth quindi gli ammazza Daxos involontariamente a causa degli intrighi di Xenagos, peggio del bacio della bella addormentata, eh sì. Per gli intrighi di Xenagos, Daxos muore. Elliot decide di punire tutti quelli del suo tempio che avevano osato dire qualcosa di buono su Elspeth, che erano stati compagni e amici, si erano fatti amici di Elspeth durante il periodo precedente, nel mesetto e mezzo che aveva passato lei al tempio di Elliot durante Godsend. Lui prende, ne ammazza i 3/4. L'ultimo quarto lo sposta nella foresta di Nilea e decide di cavargli gli occhi. Li lascia lì, in mezzo alla foresta piena di bestie selvagge, senza occhi. Non mi ricordo se gli acceca o gli strappa gli occhi, però comunque senza possibilità di vedere, alla mercé delle bestie selvagge. Perché? Perché hanno fatto qualcosa con... No. Perché hanno osato farsi amica Elspeth. Ok, grazie Elliot, grazie, che bella persona. Elliot è sempre poi quello che agisce, di solito fa: Ah, questa polis mi sta sul cazzo, adesso la distruggo. Boom! Non chiede il consenso per fare le cose, si crede sto cazzo il re degli dèi. Alla fine di Godsend raggiunge Elspeth in Nyx e la trafigge con la lancia perché dopo che lei gli ha ammazzato Xenagos pure, perché è spaventato da lei, perché lei potrebbe portare caos e disordine in quanto ha aiutato Xenagos, in quanto può uccidere gli dèi, anche tante scuse inutili. Grazie al cielo, nel riassunto di Theros 2, Elliot viene inculato lui stesso dalla copia della sua lancia, la fede in Elliot si perde, Erebos riesce a prenderlo e a buttarlo sotto un sasso gigante e Erebos dice: Ok, aspetta, sei libera di andare via dall'Ade, grazie per il bellissimo regalo, grazie per avermi dato Elliot, che rimarrà qui a trasportare questa palla giù per le scale dell'Ade. Finché non mi sarò rotto il cazzo di vederlo soffrire in questo modo.
possibilmente fino per l'eternità, direi. L'unica cosa buona di Theros 2 è che Eliod muore. Emrakul, the End's Thorn e the Promised End. Emrakul è un Eldrazi. Gli Eldrazi sono creature della cieca eternità che si nutrono di mana. Emrakul è il titano Eldrazi della paura, della distorsione, della corruzione, della trasformazione mentale e fisica. Inizialmente su Zemnikar viene intrappolata e poi risvegliata molti millenni dopo insieme ai fratelli, Ulamog e Kozilek. Devasta un pochino qua e là Zemnikar, viene poi richiamata su Innistrad da Mahiri. Su Innistrad decide di devastare Innistrad cambiandolo radicalmente, trasformando la sua popolazione in orrori Eldrazi fatti di tentacoli e paranoie. E alla fine arriva lei stessa sul piano, ma si autosconfigge buttandosi nella luna a cazzo. Dalla quale luna, comunque, alcuni anni dopo, 2 anni dopo, farà cadere una pioggia di strane cose, di strane luci colorate che andranno a influire sulla durata del giorno e della notte, e porteranno Olivia Voldaren a creare la notte eterna di Innistrad. Praticamente diventa una. Exus, Oric Overlord. Ah, dimentichiamo. Elend è stato stamp Ed Ashlone è stata stampata per la prima volta in Nuova Phyrexia. Elend in Theros e poi in Theros 2. Emrakul in Rise of Eldrazi e poi in Eldritch Moon, Eri, Exus solo in Strixhaven. Exus. Notare che questa cosa di Emrakul, che si aunque sia sulla luna, è un Deus Ex Machina allucinante, assolutamente sì. Exus è un ex studente della scuola di Strixhaven, che siccome faceva ricerche. Exus sta sopra solo a Benzlok, preferisco Benzlok. A livello di villain forse è quasi meglio Benzlok, ti direi. Non lo so, perché Exus è proprio. Non lo so. Stanno veramente più o meno, secondo me, stanno pari. Sì, almeno Exus non sputa su tutto quello che c'è stato prima. Va bene. È una bella sfida, sì. Exus era un ex studente di Strixhaven che a un certo punto, siccome si dilettava nello studiare magie oscure, è stato cacciato prima che potesse diplomarsi. Anni dopo, non si sa perché ci abbia impiegato anni, ha deciso che voleva vendicarsi dei draghi di Strixhaven. E allora ha detto: sai che c'è, adesso io organizzo questi Oric, questa organizzazione segreta anti-Strixhaven, e faccio un po' di danni, poi evoco un avatar del sangue, attacco questi mostri antimago, la scuola, in modo tale da distrarre gli studenti e i draghi, e poi vado nella sala più grande, nel Biblioplex, e evoco questo avatar del sangue a caso, per il puro gusto. Boh, evoco questo avatar del sangue che sfugge al mio controllo. Io Exus, purtroppo Exus, quindi sfugge il demone del sangue, l'avatar del sangue. Exus perde il controllo, viene ammazzato, spiaccicato con una frittella questo demone del sangue, e grazie a Dio pure lui fa il favore di morire, perché sinceramente pure Exus, mamma. Oh, stampato per la prima volta in Strixhaven. Gallowbraid! Gallowbraid!
delle creature che sono state in realtà credo retconate come Fireziane. Gallowbreed è una delle creature che attaccano il maniero di Crovax in Urborg e compiono una strage uccidendo tutta la famiglia del povero Crovax. E dopo quella, di fatto, però, Gallowbreed c'ha molto poco. Però, effettivamente, tra i main villain, forse non è proprio il posto suo, cioè. Un main villain è più una un token villain, forse, il Gallowbreed, così come il Morhenfang. Vabbè, di base è questo Gallowbreed. È un orrore che appunto attacca. Chiedersi cosa ci faccia qua, esatto. Andiamo avanti, è stato stampato in Weatherlight per la prima volta, che mancante. Poi c'è Garruk, Apex Predator. Garruk, pur non essendo un villain proprio in tutto e per tutto, è effettivamente il main villain di M15. Per un certo periodo è stato effettivamente un villain principale, uno da eliminare a qualsiasi costo per portare la pace nel multiverso. E effettivamente si sono spesi parecchie. È stato molto difficile, ma alla fine sono riusciti a renderlo innocuo, però resta comunque un main villain perché è anche il protagonista di Duels of Planeswalker 2015, l'antagonista principale, il boss finale dell'intero gioco, quindi ci sta come main villain, per quanto sia durato come main villain il tempo di un'espansione. Oh, e poi siamo ai villain quelli interessanti. Geth, Lord of the Vault. Cazzarola, stiamo ancora lontani. Ah, Geth. Cosa sarebbe la storia di Mirrodin senza Geth? Già una cagata così la storia di Mirrodin. Già abbastanza dei buchi veramente enormi la storia di Mirrodin. Però Geth è un grande. Geth è un necromante di Mirrodin. Un necromante di Mirrodin riesce a diventare Lich. Grazie alle sue sole forze, diventa dalla sua volta dei sussurri, governa il suo esercito di Nim, che sono gli zombie di Mirrodin, finché Glissa Sunseeker decide di rompergli il cazzo. Succedono diverse cose, alla fine Geth si ritrova staccato dal suo corpo ad essere solo una testa parlante, privo della possibilità di governare su Nim, ma per fortuna, dopo la sconfitta di Nemnarch, durante la quale lui non sarà proprio essenziale, ma comunque darà il suo contributo, viene premiato da Firexia, siccome entrerà in contatto con Firexia e darà preziose informazioni a Firexia, Geth verrà premiato con un bellissimo corpo di puro metallo fireziano. Tornerà a controllare Nim e lo userà per portare e diffondere il verbo di nuova Firexia su tutta la superficie. E ancora oggi è uno dei principali antagonisti fireziani, non solo è villain nei confronti dei Mirran, ma anche nei confronti dei fireziani stessi, che di base lo odiano, in molti lo odiano. Glissa ce l'ha con lui, Sheoldred ce l'ha con lui, gli altri Thane ce l'hanno con lui, però è un gran bel personaggio. Stampato per la prima volta in cicatrici di Mirrodin. Gaiodon di Hada, stampata per la prima volta in Modern Horizon 2, è in realtà nata nei fumetti di Dacon Blackblade. Lei è colei che chiede a Dacon di forgiare la Blackblade per averlo come schiavo, in modo tale da appunto schiavizzarlo e complottare, creare tutto un intrigo magico, alla fine del quale obbligherà Dacon a affrontare Chromium e Piru, due draghi antichi, e nel momento in cui Dacon ucciderà Piru, lei assorbirà il potere del drago Piru e a quel punto diventerà una Planeswalker con il potere di un antico drago. Già era Planeswalker di suo,
già era antica Berserker, c'ha pure il potere di un antico drago. Praticamente è onnipotente. Non sappiamo che fine abbia fatto dopo questa avventura, dopo essere diventata una versione obesa e corriposa di se stessa, tipo Ursula della Sirenetta, ma è ancora, non sappiamo se sia ancora viva o se sia nel frattempo defunta. Oh, qui abbiamo, non abbiamo una carta proprio specifica, ma abbiamo Gates. Non abbiamo la sua carta ancora, ma tempo qualche mese e con la guerra dei fratelli sono sicuro che la Wizard non ci tradirà e metterà la carta di Geeks, fosse solo nei Commander, fosse solo in versione, fosse pure la più brutta versione di Geeks al mondo, fatemi la cazzo di carta di Geeks. Ricordiamo al sommo che non abbiamo una carta di Geeks, ma abbiamo la carta della scimmia di Kairi Zeb. Porca puttana. Non era meglio Geeks? Geeks non avrebbe creato i problemi che sta creando Ragavan al Modern. Geeks era un umano dell'impero Tran, colui che fece partire anche loro. E infatti la vogliono tutti la carta di Geeks. Alzi la mano chi vuole la chi voleva la carta di Ragavan. Alzate la mano. Nessuno? Nessuno. Ragavan, merda. Geeks, quindi, era un umano dell'impero Tran, colui che fece partire l'ultima grande rivolta degli intoccabili, tutte le grandi rivolte degli intoccabili dell'ultimo periodo di vita dell'impero Tran. Colui che, un ribelle che però non credeva veramente nella causa degli intoccabili, nella giustizia nei confronti di queste persone considerate schifo, feccia, lo scarto della società, era più che altro perché amava stare al centro dell'attenzione, di base amava essere un leader, lui voleva essere il qualcuno, lui voleva essere qualcuno importante, al centro dell'attenzione, ma di base era un vigliacco egoista che pensava solo a se stesso, che nella causa degli intoccabili aveva trovato un modo per ottenere ciò che voleva e era riuscito a appunto per far valere la propria causa, fin per farsi vedere che poteva essere un leader, per essere visto come un martire, aveva attaccato Gracian nelle grotte dei dannati e l'aveva pugnalato con la pietra del potere, dando di fatto il via, permettendo quindi il ritorno di Yawgmoth e creando, suo malgrado, Phyrexia. Divenne poi un Firexiano, uno dei primi Firexiani al servizio di Yawgmoth, divenne estremamente fedele, il braccio destro del padre delle macchine, perché nessuno come Yawgmoth riusciva a capirlo, a leggere dentro di lui. Divenne importantissimo quindi durante la guerra civile Tran. E successivamente fu esiliato su Phyrexia insieme a Yawgmoth e gli altri. Quando Urza e Mishra gli aprirono il portale, lui tornò su Dominaria, presumibilmente nel momento in cui Mishra riaprì il portale tra Phyrexia e Dominaria, dopo aver visto Phyrexia in alcuni sogni premonitori, e creò un monastero, addirittura il monastero di Geeks, una religione basata sui principi di Phyrexia, del metallo sopra la carne, degli innesti di metallo, portando persino Mishra a farsi trasformare in un Phyrexiano praticamente di fatto. E alla fine il caro vecchio Geeks scappò su Phyrexia prima dell'esplosione del Golgotha Xerox, ma ci rimise un artiglio, una delle sue mani fu tagliata di netto dal portale che si chiudeva. Poco male perché poi 3.000 anni dopo comunque sarebbe tornato più in forma che mai con una bella mano nuova, in tempo per affrontare a duello Urza,
riuscendo a tenere testa al cazzo di Urza Planeswalker, rendiamoci conto. Oh, ma perché Urza il Planeswalker è più potente di tutta la storia di Magic? No, perché beh, è bastato Geeks. Lo stava pure battendo, esatto. No, ma Urza il più forte di tutta la storia di Magic, Urza il più forte Planeswalker di sempre. Sei il più forte di tutti, cosa dici, Sommo? No, non è il più forte. Urza era la mezza sega tra gli Old Worker, diciamoci la verità. Urza si fa inculare da tutti. Da Radiant si fa inculare. Da Radiant. Che a sua volta si fa inculare dai fireziani. Il più forte è sempre Garth, esatto, voilà, esattamente. Si fa inculare da Radiant, Urza, veramente. Si fa quasi ammazzare da Radiant. Rendiamoci un attimo conto. Il più forte di tutti. Si fa ammazzare dagli eliminatori di Phyrexia. Non arriva oltre la terza sfera la prima volta che va su Phyrexia. Sì. È il più forte di tutti, Urza. Vabbè. Alla fine però Urza riesce a sconfiggere Geeks con l'aiuto dei suoi amici Ratepe e Xancia, che però ci lasciano le penne. Appaiono gli Close of Geeks la prima volta, che però non so se si pronunci Geeks o Geeks. Io ho sempre pensato Geeks, perché fa molto più alieno. Credo sia stato stampato la prima volta in... oddio, non sapete che ora c'è il dubbio. Scryfall. Geeks. Ah, in Urza Saga, ok. In Saga di Urza. Sulla Tepe e Xancia dici, beh sì, quello è un po' triste, molto triste. E poi, ecco, adesso siamo passati un po' di cattivi col malanero, ne abbiamo visto qualcuno, dai, adesso. E chi più di Grisel rappresenta il malanero? Questo simpatico demonietto è un demone appunto di Innistrad che durante gli eventi del primo blocco Innistrad era il patrono di Skirsdag, quindi un culto dedicato all'adorazione dei demoni e a lui in particolare, decise di attaccare fortissimo, sentendosi fortissimo, attaccò Avacyn direttamente. Si presentò nei giardini della cattedrale di Traben, in punta sulla tomba infernale dove erano rinchiusi tanti dei suoi fratelli demoni. E affrontò Avacyn per 5 giorni, combatterono e lottarono nelle celle di Innistrad, finché alla fine riuscì Avacyn a infilarlo, a buttarlo dentro la tomba con un ultimo disperato sforzo. Ma Grisebrand, per tutta risposta, le piazzò la sua lama, uno dei suoi artigli, presumibilmente il braccio destro, dritto nella corazza del petto e la trascinò con sé nell'Hellvolt, nella tomba infernale. Ma Grisebrand era uno dei demoni che aveva stretto il patto di longevità e potere con Meliana, il secondo demone insieme a Cotoper, Belzerok e Razaket. Grisebrand è il main villain di Innistrad 1, è colui che va eliminato a tutti i costi. Sebbene sia quello che fa, è il motore della trama, soprattutto di Riesenbrand, è quello che se alla fine di Avacyn Restored non veniva ucciso, avrebbe ricominciato il ciclo e Innistrad sarebbe vissuta perennemente in Avacyn scompaia, cioè probabilmente stavolta l'avrebbe uccisa Avacyn. Ma per sua sfortuna Liliana si presentò al suo cospetto con il velo catena indosso, e lo trasformò in tanti pezzettini di carne moribondi e sanguinolenti. Dopo che l'aveva liberato dalla tomba infernale, grazie all'aiuto di Talia, quindi Grisebrand finisce nella tomba insieme a Avacyn, Talia li libera con l'aiuto di Liliana,
Liliana prende Griselbrand, lo raggiunge nella sua casetta e lo fa a pezzettini. Però di base Griselbrand non è che fosse un cazzone, era uno che ne sapeva. Haidar! Ed è stata stampata la prima volta e l'Amazin Restored, ritorno di Amazin. Haidar! Rhymewine Master! Con sta faccia qui mi ha sempre fatto paura, mi ha. Haidar è un simpatico. In realtà pure lui potrebbe essere un villain circostanziale, lo potremmo definire, però è il main villain della fine dell'era glaciale, quindi di ondata glaciale. Anni dopo il set di alleanze, credo 10 anni dopo alleanze, esce ondata glaciale in cui si chiude la storia di era glaciale. Con quest'ultimo pezzetto in cui si parla di Haidar, il quale era un mago vissuto durante l'epoca del disgelo, dopo che Freyjarlath aveva lanciato il suo incantesimo del mondo, i ghiacciai creati dall'era glaciale stavano sciogliendosi. Quindi Haidar, potremmo dire, era la Greta Thunberg dell'era glaciale, perché era contro il riscaldamento climatico. Lui voleva combattere il riscaldamento globale. Quindi, solo che in quel momento non è che fosse proprio una grande idea, per carità, non è che il riscaldamento stava portando allo scioglimento dei ghiacciai, interi continenti stavano venendo inondati, malattie mai viste prima si stavano presentando a dare fastidio e a fare vittime in tutto il globo. Haidar decise di lanciare un incantesimo per rallentare questo suo riscaldamento. Tuttavia, divenne presto ossessionato con lo studio delle macchine firexiane e questa sua ossessione, insieme al fatto che si fece nemici coloro che invece volevano portare, avevano aiutato Freyjarlath nel suo intento, alla fine, in una battaglia campale tra le macchine fireziane gli si rivoltarono contro addirittura, e alla fine Haidar fu ucciso dai suoi nemici. Un villain poco carismatico sicuramente. Oh, Johan, io so veramente poco di Johan, perché avevo fatto un riassunto tempo fa. Faul, qui ti invoco. Johan in due parole, proprio in 5 secondi. Aspettiamo il verdetto di Faul. Giovanni, un cattivo che è cattivo e basta, non è molto interessante. Ok, e cosa si oppone a già detto Jalen nella sua ricerca di non mi ricordo bene cosa. Ma era cattivo e Darth Maul, esatto. Però la trilogia di gente è bella, la leggerò, promesso. Un giorno, quando avrò tempo. E poi c'è Kerbeck, The Spice. Comunque facciamo notare che Johan è Naya, quindi è un cattivo Naya. Kerbeck, The Spiteful. Kerbeck è un mago di Urborg che nel momento in cui all'inizio di Mirage Johan comunque è stato stampato in leggende. All'inizio della storia di Mirage, quando l'isola dei Teferi va in fase, lui e altri maghi vengono. No, Kill Jedit. Jedit credo sia solo in inglese, la trilogia. Kill
Felberg quindi era questo individuo, questo mago spietato proveniente da Urborg che arrivato nei pressi di Zalfir decise, sai che c'è, io quasi quasi voglio fare una roba, voglio diventare il padrone di queste terre. Alla faccia di Mangara il diplomatico imprigionò con l'aiuto di Jorvael, che infatti è tra i cattivi circostanziali, Jorvael. Imprigionò Mangara nell'Ambra e divenne, partecipò, fece iniziare la guerra, la cosiddetta guerra del Mirage, tra le nazioni di Zalfir, Fëanor e Sukkata, Sukkata, ecco come si chiama. Poi Kerbeck venne sconfitto da Teferi e dai suoi amici, magici amici, e fu imprigionato nell'Ambra. Tecnicamente, in realtà, Kerbeck sarebbe ancora vivo, per quanto ne sappiamo. Però è un prigioniero nell'Ambra da ormai 500 anni, più o meno 300, forse 400 anni, dai. E comunque sarebbe interessante se tornasse, giusto per rivedere una faccia già vista. E poi arriviamo al cattivo più cattivo di tutti. Quel cattivo che non è cattivo perché compie azioni cattive. Khan è il main villain della storia di Magic. Khan non è che compie azioni cattive. Khan agisce e sbaglia. Khan fa una cosa e la sbaglia e non rimedia, semplicemente 99 volte su 100 Khan merda tutta la vita, 99 su 100 fa uno sbaglio e non cerca di rimediare, lascia che le cose siano così. L'unica volta su 100 in cui cerca di rimediare, la sua soluzione è ancora peggiore della distruzione già portata da quello che, dalla sua inadempienza. Per citarne una, crea una sonda chiamata Mirari per studiare il popolo di Otaria e così popolare con i suoi golem, imitare nel piano di Argentum la vita degli abitanti di Dominaria. Peccato che la sonda a un certo punto smetta di funzionare, si trasformi in un artefatto che garantisce desideri e immenso potere a chiunque lo possieda, distrugge mezza Italia e a quel punto se ne sta lì tutto depresso, decide di rimanersene su Argentum perché giustamente se si faceva vedere su Dominaria l'avrebbero preso a calci. Per sua sfortuna, Carona viene a disturbarlo, lo tira per le orecchie che non ha e lo costringe a tornare su Dominaria, dove comunque non fa nulla, non fa nulla. Ricordiamoci che Khan non fa nulla, non è che sai, prende il Mirari, lo potenzia per trasformarlo in un'arma per distruggere Carona, no! Lui sta lì, dice, no, perché sapete, Carona mi ha aiutato a uscire da questa cosa, vorrei che l'ammazzaste. Ma tu sei un World Walker, potresti fare così e morirebbe. Sì, però, insomma, pensateci voi, prego, prego. No, perché Carona non può essere, saprebbe già perché io desidero, io sono succube come tutti voi. Se lei sa cosa desidero e quindi se io desiderassi che lei sparisse, lei saprebbe già uccidermi, mi ucciderebbe e mi impedirebbe di desiderare, di che l'avverarsi questo desiderio. Io cadrei vittima della una serie di scuse per cui alla fine se ne sta in disparte a guardare le cose e tocca a quei due mezze teste di cazzo, ma anche un po' poveracci, degli ex Amen di Ixidor, i cari Wescott e Sash, che ammazzano la loro unica amica al mondo. Porca puttana, anche quella è una scena bella sofferenza, sofferta,
E lì si piange, esatto, lì è dove piangono gli uomini. Da qui che non pago, Cal prende il corpo inerme di Carona, che nel frattempo è tornata ad essere Jessica, la porta su Mirrodin. Su Mirrodin non si accorge che sta lasciando alcune tracce di olio fireziano, sta colando olio fireziano. Dopodiché trasforma il Mirai, che ha fatto veramente un ottimo lavoro come sonda, lo trasforma in un guardiano per Mirrodin, lasciandolo da solo nel nulla più totale. Non c'è nessuno, ci sono lampidotte in cielo e basta. E lui sta lì da solo, il povero Mennarch, con una cazzo di olio fireziano che si espande sotto i suoi piedi. E Carl se ne va a saltellare di piano in piano insieme a Jessica. Quando poi si accorge che Mennarch è leggermente partito dai capoccia, non ha il potere di risolvere, perché mannaggia, Mennarch ha creato una barriera che mi impedisce di entrare dentro Mirrodin, non cielo, non so proprio come posso fare. E alla fine comunque tocca a Glissa risolvere il problema, il povero Glissa, nemmeno un vigliacco, è un incapace, un coglione, uno che fa le cose a cazzo di cane e fa casino. E quando fa il casino se ne sbatte la mazza, la sciolla, esatto, l'indiamo di merda, con la differenza che quando agisce, quando decide di uscire dalla sua ignavia, crea ulteriori casini. Caos dimensionale, arriva, problema delle fenditure, come lo risolviamo? Ah vabbè, torno indietro nel tempo io, dai, andiamo a chiudere la fenditura di Tolaria prima che si formi. Oh no, sono tornato indietro nel tempo, quindi l'olio fireziano è diventato più potente perché io ho consumato la mia scintilla. Oh no, adesso cosa faccio? Addio! Non cercatemi! Scappo! Via! Addio! Anziché lasciare detto, sto andando su Mirrodin, ragazzi, ho l'olio fireziano addosso, sto per essere consumato. Non venitemi a cercare, oppure se mi cercate, datemi fuoco. Lui no, se ne va via. Ciao, vado su Mirrodin! E lì diventa il padre delle macchine. Quando viene finalmente liberato da Venser, che deve sacrificare pure il suo cuore per questa bestia, Khan decide di non si sa cosa, anziché aiutare Mirran, decide di andare su Dominaria per scavare e cercare il Cilix, un artefatto che ha il potere di fungere da bomba e che vuole gettare su Nuova Firenzia. Fottendosi nel cazzo del fatto che Nuova Firenzia ha sviluppato una civiltà, del fatto che comunque Nuova Firenzia, il famoso Cilix creato da Urza, esatto, lasciamo perdere, il fatto che i Mirran stiano ancora lì su Nuova Firenzia, che Koth e Melira stiano lì su Nuova Firenzia, lui se ne sbatte, per lui va bene bombardare. Ma anzi, neanche va a bombardare. Perché prima si lascia convincere da quei quattro scappati di casa di Gatewatch a contribuire contro Boras nella guerra della scintilla. Contribuisce, il suo contributo credo sia ininfluente. All'interno dell'intera trama di World of Spark, Khan non fa nulla. Tanto per cambiare, e anzi, fortuna che non ha fatto nulla, perché come minimo, se Khan agiva veramente, alla fine Boras vinceva. Come minimo. Poi mo non si sa che sarà a fare, sarà scomparso, sarà a far danno da qualche parte. Kirtar ha stampato per la prima volta la nuova Firenze che hanno liberato. Kirtar era un aviano di Otaria, stampato in Odissea, vinse il Mirari durante una competizione nell'Arena della Cabala. Kirtar è un coglionazzo, sì, però effettivamente è un mini villain, diciamo. È un mini boss, però
non è un. Diciamo sarebbe un villain secondario forse. Forse sarebbe meglio metterlo tra i villain secondari. Non hai tutti i torti, Fao, effettivamente. Kirtar. In realtà neanche per tutto il primo libro esiste, quindi se ho messo a Bosch altri secondari, in effetti potevo mettere pure Kirtan. Clotis, dea del destino. Dove sta Kirtan? Ragazzi, io non vorrei spaventarvi, ma siamo alla seconda riga. Più che altro l'esercito di Aviani. Sì, perché è il luogotenente dell'ordine di Otalia. Perché io vado avanti senza problemi, però mi sa che toccherà fare una parte 2 a un certo punto, perché vorrei farvi vedere a che punto stiamo. Clotis è 1, 2, 3, 4, 5, la quinta della seconda riga. Manca tutto il resto. In più altre tre cartelle piene. Mi sa che la live diventerà una sorta di mini rubrica questa dei. E questa è la mia cartella, capito? Ottimo! Di sicuro oggi facciamo la prima. Magari cerco di accelerare leggermente. Ah già, però se chiudo la foto non me la fa più vedere, vaffanculo. OBS. Clotis, dea del destino, main villain. Sì, pure qui in effetti abbiamo una nuova rubrica di live, un attimo, esatto. Pure qui main villain, forse non era proprio main. Però sì, in realtà, cioè, insieme a Elliot è il villain che dà più il filo da torce a Elspeth, perché è colei che cerca attivamente di riportarla all'interno dell'Ade. Clovis era una dea antica che aveva sigillato nell'Ade Uro, Proxa e Titani, ma a sua volta si era autosigillata, dato che era dea del destino. Quando Elspeth cerca di sfuggire al suo destino di morta e tornare in vita, lei si oppone e gli manda contro Calix, che è un planeswalker nyxiano, un planeswalker incantesimo, la cui scintilla si accende perché sì. Però di base questa è la storia di Clotis, stampata la prima volta in Theros 2. Colaghan fa parte sempre del ciclo dei draghi di Tarkir. Colaghan forse è la meno stronza da un certo punto di vista dei draghi, perché è forse la meno tirannica. Però anche lei, quando prende il potere sui Mardu, e che fonda il clan Colaghan, comincia a essere piuttosto violenta nei confronti dei suoi sottoposti. Va bene, Simo, Necronotte, vadi, vadi. Pensi al cucciolo di drago. Colaghan è abbastanza stronzetta comunque, perché non è che è proprio cattiva, però non ha alcun rispetto della vita altrui. Per cui quando va in giro spara questi fulmini dalla bocca, da ovunque. Scorreggia fulmini e di solito se sei in prossimità di Colaghan sei un uomo morto e fritto. Non è proprio un villain, però comunque resta lo stesso una nemica degli esseri umani. Oh, ed eccoci di nuovo al Mono White. Quanti bei Mono White. Conda, Lord of the Gungeon. Conda, il signor Conda, era un generale di questa nazione Egangio, era un uomo, un giovanotto che fin da ragazzo aveva combattuto facendosi strada nell'esercito di Egangio, finché alla fine era diventato il Damiglio Conda, era diventato il Damiglio, quindi il leader militare della regione di Towabara, di
del Mare Bianco di Kamigawa, regnò per 20 anni, fino a, diciamo, ai 50 anni, finché nella notte in cui sua figlia venne alla luce, lui ebbe la bellissima idea di dire: sai che c'è? E Ganjo ha bisogno di me. Io sono l'unico leader che può portare Ganjo, l'unico che può rendere Ganjo great again. Senza di me, Ganjo è destinata alla spazzatura, diventerà uno schifo, perderà tutto. Mickey Ganjo great again, esatto. C'ha anche le mura, Ganjo. Sono l'unico che può garantire stabilità a questo paese, quindi io non devo morire. Banalmente, io devo diventare immortale. Come faccio a diventare immortale? Divento un leech? No, la necromanzia non la conosciamo molto bene su Kamigawa. Interpelliamo i più saggi dei saggi. Questo Mochi, questo Kami piccolino, dalla testa rotonda, simile a un bambino dalla faccia blu, sembra una persona di cui fidarmi. Ho deciso, sì, farò come mi dicono loro. Ruberò un pezzo di Okagachi, mi infilerò nel mondo degli spiriti, strapperò letteralmente un pezzo di carne dal corpo di Okagachi, lo porterò qui, facendogli assumere la forma di un disco, e con quel disco io sarò immortale. Mi sembra un'ottima idea, soprattutto sembra un'ottima idea anche a tutti gli altri. Tranne Okagashi, che infatti dice: adesso mi avete o cagato il cazzo, e scatena la guerra dei Kami. Konda, per tutta risposta, dice: ah, i Kami mi attaccano? Che vengono, prego, attaccatemi, tanto io sono immortale, che cazzo me ne frega? Vi farò un culo così, Okagashi, non mi frega niente. Per 20 anni sto qua, resta lì a fissare giorno e notte, giorno e notte. Esatto, Okagashi è solo l'essere più potente del piano, il guardiano della barriera tra Kamigawa e il regno degli spiriti, un serpente a 100.000 miliardi di teste, drago, spirito, dio, che vuoi che sia, strappargli un pezzetto, manco se ne accorgerà. E infatti Senaku invece se ne accorge. Konda quindi scatena la guerra dei Kami, rimane giorno e notte per 20 anni a fissare questo disco di pietra nel quale è rinchiusa la figlia di Okagachi, in un certo senso, finché alla fine verrà punito dalla figlia di Okagachi, Kyodai, e dalla di lei sorella, tra virgolette, Michiko, Konda, la figlia di Konda stesso, le quali lo trasformeranno in pietra e lo lasceranno lì a marcire nella Jukai. E viene stampato la prima volta in Campione di Kamigawa. Kozilek Bachelor Truth di Rise of Eldrazi e Kozilek The Great Distortion di Out of the Gatewatch. Kozilek è uno dei titani Eldrazi, imprigionato insieme a Emrakul e Ulamog in Zemnica. Lui è il titano Eldrazi della distorsione, della magia mentale che ti confonde e che modifica l'ambiente circostante, modifica la tua percezione dell'ambiente, distorce la realtà fino a farla apparire confusa e incomprensibile e ti fa impazzire per la sua incomprensibilità praticamente. Più che altro ti fr è frustrato. Emrakul ti fa impazzire per la paura. Lui ti frustra, ti rende frustrato, ti incasina talmente tanto le cose che alla fine dici: porca puttana, perché le cose non sono precise come volevo? Magari fai un passo in avanti e ti ritrovi a testa in giù, fai un passo indietro e ti ritrovi a nuotare in mezzo all'acqua. È talmente tutto confuso con Kozilek che alla fine non sai che pesci pigliare, non ci capisci più un cazzo e ti arrendi alla sua completa distorsione. Di base poco c'è da dire, se non il fatto che Kozilek in battaglia per Zernikar
era assente, ma perché stava viaggiando sottoterra. E il Hot the Gatewatch venne richiamato da Omnixilis, ma poi fu bruciato vivo da Chandra e da Nissa. E purtroppo del buon Cosi, ricordiamo Kozilek, che era, non l'ho detto di Emra, però lo diremo di Kozilek. Kozilek era Cosi, il dio tritone degli inganni. Era un trickster Kozilek. Era simpatico Cosi, poi tra l'altro. A me stava simpatico Kozilek. Altro che Emra, Emra come è sempre stata sul cazzo. Poi c'è l'esperimento Crash. Crash è una melma gelatinosa creata da Momir Vig, il creatore un elfo di Ravnica della Gilda Simic, il master della Gilda Simic, stampato la prima volta in Discordia, il quale ebbe questa straordinaria idea di creare il citoplasta, ossia un composto magico alchemico, diciamo, magico scientifico, una specie di gelatina che se posta su una creatura avrebbe preso DNA di quella creatura e l'avrebbe poi trasmesso ad un'altra creatura, avrebbe innestato particolarità di quella creatura su un'altra creatura dotata a sua volta di citoplasta. Praticamente metteva l'abilità innesto dei Simic, mettono segnalini più uno a random a chi entra in gioco, spostandomi dalle creature. Ora, il problema è che Crash era il più grosso ammasso di citoplasta del mondo, il cui ruolo era appunto quello di diventare una creatura che avrebbe assorbito il citoplasta e a quel punto avrebbe ottenuto le conoscenze e le capacità di mille altre creature, di miliardi di altre creature di Ravnica. Perché comunque il citoplasta veniva usato spesso come protesi per gli arti mozzati. Ecco, purtroppo il piano di Momir Vig, che comprendeva che era scagliamo Crash, liberiamo Crash per le strade di Ravnica, mostriamo al mondo di cosa è capace la Gilda Simic e obblighiamo tutte le gilde a inchinarsi a noi. Il piano venne mandato a puttane dallo stesso che ha mandato a puttane il piano di Augusto IV, ossia Angurus Cos, che si infiltrò nella base, uccise Momir Vig e purtroppo a quel punto Crash fu libero perché era stato riattivato, era stato attivato, ma senza un controllo iniziò a distruggere tutta Ravnica al XIII distretto, che già stava subendo l'attacco dei Nephilim. E sai, cioè, un sacco di roba c'era quel giorno a Ravnica. Rakdos, no, i Rakdos, il Rakdos, Rakdos in persona, Crash, il Nephilim, la Parelion che si schianta contro il Senatazorius. La giornata no, decisamente quella per Ravnica. Decisamente una brutta giornata. Alla fine Crash cercò di divorare vivo Rakdos, ma il potere del demone era talmente forte che l'ammasso gelatinoso alla fine entrò in coma, semplicemente si spense, consumato dall'interno da Rakdos in qualche modo. Ci sono voluti poi mesi per liberare le strade di Ravnica da questo schifo. E da allora la Gilda Simic non è stata mai più la stessa. Oh, Kerrick, son of Yawgmoth, il figlio di Yawgmoth. Kerrick, di cui parleremo meglio in una live dedicata solamente a lui, richiesta da Simo Batta, che ha pagato, anzi ha rinnovato l'abbonamento, vi ricordo anche a voi di abbonarvi per avere in premio una live sull'argomento che preferite, di Magic, chiaramente, della World di Magic. Kerrick non è che sia proprio il figlio di Yawgmoth. Yawgmoth, nel momento in cui Kerrick entra come protagonista, come antagonista nella storia, è già da tempo padre delle macchine, è già da tempo un tutt'uno con Phyrexia,
decisamente non è in grado di fare un figlio. Vadi, vadi, Faol, vadi. Ecco, sì, Simone, siamo a Curric. Sì, vai, Faol, non ti preoccupare. Curric, quindi. Curric è uno dei tanti Firenziani, generali Firenziani, dopo che Geeks viene ucciso da Urza. Urza fonda l'Accademia Etolaria e per capire cosa sta succedendo in questa accademia, Yawgmoth manda Curric a infiltrarsi. Curric appare in realtà come un essere umano adulto, di giovane e di bell'aspetto, non troppo giovane, quindi ancora non avrebbe potuto entrare nell'Accademia Etolaria perché solo i bambini potevano entrare in Accademia, in quanto si diceva che gli agenti dormienti di Firexia effettivamente non potessero assumere l'aspetto dei bambini, solamente uomini adulti. E infatti Curric è un giovane adulto comunque. Il problema è che Curric naufraga sulle coste di Tolaria e viene trovato da Gioira, la quale lo nasconde in casa sua, nel suo appartamento, diciamo. Lo nasconde con la complicità, indovinate di chi? Indovinate, indovinate, è grande, grosso e dove si muove, quando si muove fa danni ed è d'argento. Esatto, di Khan, esattamente di lui stiamo parlando, è il villain numero uno del multiverso. Con la complicità di Khan che mantiene il segreto, perché di fatto Gioira all'epoca è ancora una ragazza, ancora una ragazzina, un'adolescente in preda agli ormoni, vede sto ragazzetto, si è tornato in tempo per sentire la storia di Gioira in preda agli ormoni, vede sto bell'uomo che non ne vede uno, non vede un uomo così, lei è circondata da gente come Teferi, la cui età mentale in quel momento è di circa 5 anni e mezzo, anche se non dovrebbe avere, credo, una dozzina, mi sembra, non mi ricordo. Fatto sta che vede un uomo adulto, fisicato, bello, tosto, la prima volta che ne vede uno, un modello praticamente, e siede mezza se ne innamora, mezza gli ormoni, insomma, fa la tipica cosa che fanno gli adolescenti, lo nasconde tipo poster di Playboy in camera. Gianni avrebbe 17 anni al momento, sbaglio, non lo so, andiamo a controllare la timeline di MTG Wiki, MTG Salvation. Perché io non mi ricordo l'età. Teferi, allora, Teferi is born. Gioira nasce nell'89 e nel 7 i Firenziani di Curric fanno il casino. Quindi ne ha 18, no, 20 anni nel 9 avrebbe avuto, quindi sì, c'ha 18 anni. 18 anni, mentre Teferi ne ha 4 di meno, 14. Sì, c'è di vicino, assolutamente. Quindi appunto Teferi ha 14 anni, ma ne dimostra 5 e mezzo per come si comporta. Gioira vede questo modello e decide di accoglierlo in casa nella sua e di lasciarlo, di nasconderlo a zio Urza e a nonno Barrin. E proprio pirla, esatto. Non che io a 14 anni fossi granché più maturo di Teferi, eh. Master Malzra, giusto, perché non si fa chiamare Urza. Deve nascondere la sua vera identità. Curric, per tutta risposta, se ne sbatte la ciolla degli ormoni di Gioira e inizia a girovagare per l'accademia, non visto, decidendo di farsi i cazzi di Urza. A un certo punto, Karn lo becca che sta parlando con una figura misteriosa e inquietante, ma tanto che vuoi che sia, se stiamo a Tolaria, di figure inquietanti se ne vedono tutti i giorni.
Lui dopo tutto è calmo, figurati se si mette a indagare. Il giorno dopo, Kernick apre un portale con Firexa, una cosa del genere, e la cadena dell'aria viene invasa dai Firexiani. Gioira viene uccisa, Teferi viene ucciso, Barnum viene ucciso, muoiono tutti tranne Urza e Carlo, perché figurati se Carlo ci mette le penne. Carlo quindi deve tornare indietro nel tempo per impedire a Kerrick di fare di invadere l'accademia, ma nel farlo scadere il disastro di Tolaria e Kerrick finisce imprigionato in una bolla in cui il tempo scorre 10 volte più veloce del normale. Quindi un anno lì dentro significa 10 anni di vita. Cioè un anno fuori equivale a 10 anni lì dentro. Nel momento in cui che a quel punto si farà chiamare Kerrick, mi pare proprio, si libera dopo quello che per lui è tipo un secolo, una roba indecente, si libera e ricomincia a fare un disastro, a distruggere tutto, però stavolta almeno Barnum rimane in vita. Può chiamare in soccorso Urza che arriva a risolvere la questione. E quindi il povero Kerrick ci lascia anche lui come il povero Geeks. E essere un generale firexiano nella guerra contro Urza equivaleva molto spesso a finire male, molto male. Poi c'è Kumera, tiranno di Orazka, che è qui perché effettivamente il villain principale della storia di... Lo sai che non mi ricordo come muore Kerrick? Come muore Kerrick? Intanto parlo di Kumena, che tanto c'è poco da dire. Kumena è un tritone di Ixalan, abbiamo fatto una live 2 settimane fa. Il suo scopo viene telefraggato da Urza, figo. Quelle sono altre fonti che devo recuperare. Kumena, invece, a proposito di fonti più brutte, è un tritone di Ixalan che vuole il sole immortale, vuole che gli aranni del fiume raggiungano Orazka e usino il sole immortale per distruggere i loro nemici. Raggiunta Orazka e risvegliata la città sommersa, lui arriva dentro la sala del ponte planare, tempo 10 minuti e viene defenestrato, letteralmente. Però è il main villain, tecnicamente è colui che va sconfitto, sì. È l'antagonista principale di Ixalan, tecnicamente. È colui che se dovesse raggiungere Orazka saprebbe come usarla per fare del male. Peccato che sia talmente cretino che si fa fottere, si fa letteralmente buttare fuori da una finestra, com'era. L'Aquatus forse perché è latinum, latinorum. L'ambasciatore dell'Aquatus, questo simpatico tritone, è un tritone in un mare abitato solo da cefalidi, gli uomini polpo, medusa, polpo, non lo so. È al servizio ambasciatore per conto dell'imperatore Amboshan. Quando scopre dell'esistenza del mirare artefatto che esaudisce il suo desiderio, comincia a rincorrerlo insieme a Kamal, cercando il più possibile di mettere i bastoni tra le ruote a Kamal. E vai da una parte, segui Kirtar, poi no, Kirtar ha fatto un casino, e allora vai da Amboshan, e no, ma Amboshan fa un casino pure lui. E allora vai dalla Kabbalah, alleati con la Kabbalah per contrastare le mire della moglie di Abosham, che adesso che lui è morto vuole conquistare il trono. E allora vai dalla Kabbalah e chiedi un esercito, ma l'esercito viene sconfitto perché quando Cener muore, quando Cener riassorbe dentro di sé tutti gli incubi, viene sconfitto. E allora vai a prendere la Kabbalah e l'ordine. Convincili ad allearsi con te per andare a dare la caccia a Kamal,
per prendere di nuovo sto cazzo di artefatto di merda. Ma i tuoi trucchi e inganni vengono scoperti e perdi il sostegno dei tuoi eserciti, e allora raggiungi Kamal in Crosa. Cerca di affrontare Kamal con il tuo campione, tutto ciò che ti è rimasto dell'esercito, Bjurk, il quale viene però ucciso da Balto. Il povero, ci sto pensando adesso, ma il povero Laquatus non gliene va bene una, poveraccio. È una mente geniale, soffocata da un imperatore che non capisce un cazzo, che non lo sta mai ad ascoltare. Se fosse lui imperatore, forse le cose sarebbero effettivamente migliori per l'impero cefalide. È un pezzo di merda, un genio del male, però è sfigatissimo. Sì, perché poi è un genio, cioè lui ha delle idee fantastiche, riesce a tirare i fili della diplomazia in maniera fantastica e eccezionale. Però c'ha una sfiga terribile, c'ha una sfiga terribile. E alla fine muore, ma nel momento in cui muore, il suo cadavere non riesce a riposare in pace, si trasforma in un gigantesco mostro di dimensioni enormi e viene nuovamente ucciso da Kamal, ancora una volta. Quindi non gliene va bene una. Però almeno faceva la combo con il drago Wargorge Dragon e Reanimate Dead, perché ti davano mana infinito e lui ti faceva millare, faceva macinare tutto il deck dell'avversario. Sì, è vero, è scritto la Quatas. Non mi ricordo quale fosse, onestamente, ma era scritto la Quatas, è vero. La Tulla, Keldon Overseer, un altro bel pezzettino di cacca. La Tulla è fissata con la profezia del crepuscolo. Almeno il blocco di sera, sì. Forse è sentenza? Boh, non mi ricordo. Forse sì, forse è sentenza. La Tulla è fissata con questa profezia Keldon. La profezia che dice che un giorno arriverà il tramonto, il twilight, il Keldon twilight, nell'ora più buia per Keld, i morti risorgeranno e combatteranno al fianco dei loro discendenti. Sono un po' tutti i misteri della profezia, pure il titolo del libro profezia. Sì, beh, Baril, Urza e Tefei dubito che gliene fottesse qualcosa. Rain della profezia non credo che sapesse neanche mezza virgola. Fatto sta che la Tulla ha la buona idea di dire: se il crepuscolo è imminente, noi di Keld dobbiamo prepararci, e per prepararci dobbiamo avere degli schiavi, e per avere degli schiavi dobbiamo invadere altri territori. Andiamo ad attaccare Jamura e le città libere. Per sua fortuna, le città libere di Jamura sono comandate da questa testa di cazzo emerita, da questo incapace assoluto, di nome Mageta il Leone. Mageta è un incapace. Mageta non sa fare un cazzo. Perde ogni battaglia. Alla fine deve arrivare Teferi a dargli un smanforte. E Teferi chiaramente è un Old Walker in quel momento. Quindi, effettivamente, basta fare così e la gente sparisce nel vuoto. Mageta è deficiente, infatti è Mono White. E credo che abbia, se non sbaglio, anche il coraggio di prendersi alcuni meriti di vittoria Mageta, eh? E tra l'altro da Mageta chi è che discende poi? Quell'altra testa di cazzo, quell'altro deficiente di Quende. Mamma mia, Quende, gli schiaffi che non ha preso e che meritava da piccolo. Tanti schiaffi meritava. Fatto sta che grazie a Teferi la situazione della guerra si ribalta, le sorti della guerra si ribaltano. Infatti abbiamo creato il meme con Magenta, date un pezzo di Jamura a quell'uomo. Lo fanno apposta a far credere che sia il merito di Magenta, perché il popolo ha bisogno di eroi, esatto. Lui stesso si sente in imbarazzo, giustamente. Anche io mi sentirei in imbarazzo, essendo un incapace totale.
Il popolo ha bisogno di eroi, certo, tanti eroi proprio Magella che è andato a prendere. E appunto il meme, date un pezzo di Jamura a quell'uomo, deriva proprio dal fatto che Magella si lascia, è talmente stupido che si lascia costantemente, perde ogni singola battaglia e quindi è talmente stupido da darti un pezzo di Jamura volontariamente, da lasciartelo proprio conquistare. È proprio un coglione Mangeta. E quindi Mangeta, la Tulla se ne torna a casa con la coda tra le gambe e dice: ok, ho bisogno di maggiori forze, maggiori risorse per continuare la campagna di Jamura. Fatemi resuscitare, facciamo che forziamo la profezia e portiamo i morti Keldon a combattere contro Jamura. Il che di nuovo è imbarazzante se pensiamo che tutto questo accade perché dall'altra parte c'è come guida Magetta. Mamma mia, che figura di merda. Siccome Keld è popolata da mezzi psicopatici, ma che hanno un minimo di raziocinio, dicono la Tulla, forse non hai capito, quelli c'hanno il Benzwalker. Noi stiamo qui a prendere schiaffi da mesi, ma col cazzo che ti rimandiamo lì, con i nostri antenati sacri. Tu adesso te ne ritorni là con zero esercito, in esilio, te ne torni a Jamura, ti lasciamo giusto l'amichetto tuo Grill e poi vaffanculo. La Tulla prova a scalare la montagna Keldon, la necropoli Keldon, per raggiungere la necropoli appunto e risvegliare i morti, così non riesce a farlo perché nel frattempo gli vengono incontro gli anziani di Keld e una sola anziana è in grado di fargli un culo grosso con una casa, e la Tulla se ne torna a Jamura con la coda tra le gambe dove morirà, e purtroppo non prima di aver fatto di aver procurato, di aver effettivamente permesso al suo amichetto Grill di uccidere la moglie di Barrin, la povera Rain, che non se lo meritava di morire così. The Rain of Castamere. Oh, e qui vediamo le cose serie finalmente. Quindi la Tulla. In realtà, tra l'altro, adesso poi torniamo alla lore, piccolo parentesi. Solo secondo me, se la Tulla avesse, cioè, cosa sarebbe, mi piacerebbe un crolla, tipo, cosa sarebbe successo se la Tulla avesse effettivamente portato i morti di Keld in battaglia? Tecnicamente sarebbe stata una vittoria per Keld. Perché non una vittoria in tutto e per tutto, però non avrebbe dovuto subire durante l'invasione la distruzione dei Yawgmoth. Sarebbero stati cazzi assolutamente. Però capito, se sarebbero stati meno cazzi. La Tulla sarebbe stata comunque probabilmente sconfitta, perché dall'altra parte c'era Teferi. Mister, prendo e ti mando fuori fase il continente. Però appunto, se la Tulla avesse portato via i morti durante il vero e proprio crepuscolo, Yawgmoth non avrebbe potuto resuscitare come zombie i morti di Keld. E quindi la nazione Keldon non sarebbe stata distrutta dai suoi stessi fondatori, in un certo senso. Sarebbe stato interessante, sarebbe da pensarci una storia del genere. E passiamo alle cose serie. Dimentichiamo, la Quadus è stato stampato in Odissea la prima volta, come era in Rivale di Ixalan, Curry King Commander 2019, Crash in Discordia, la Quadus in Odissea, la Tulla in Profezia e Lyazav è stato stampato. Mastermind. Dimmi il Mastermind è stato stampato in Gatecrash e l'Azad del Multifarious è stato stampato in Gilde di Ravnica. Ah, l'Azad, quanto ti amo, l'Azad.
Lazar è una persona intelligente. Lazar, dopo aver ricreato da zero praticamente Ymir, decide che il suo ruolo è sempre quello di... è un, anzitutto uno shapeshifter, un mutaforma. Il suo ruolo è quello di ereditare il mantello di Zadek, quindi distruggere il patto delle gilde, anche se adesso come adesso, nel momento in cui vive Lazav, ritorno a Ravnica, il patto delle gilde è più che altro un documento formale, ma nessuno lo rispetta. Lazav approfitta delle tensioni tra le gilde per scatenare una guerra tra gilde. Gli riesce sufficientemente bene, se non fosse che poi c'è tutta la questione del labirinto che gli manda un po' a puttane i piani. Lazar, poverino, ci mette tutto quanto, si sforza tanto, fa di tutto per riuscire a portare la discordia e la distruzione. Ci si impegna proprio a cercare di mandare a fanculo i piani di Azor. Secondo me Lazar è un eroe, in realtà, perché se non fosse stato per lui non avremmo neanche avuto Jace. Potremmo interpretare il fatto che Lazar abbia fatto tutte quelle cose, abbia messo l'uno contro l'altro i campioni delle gilde, come proprio un forzare la mano a Jace per diventare patto delle gilde. Mi piace vederla così e mi piace pensare che Lazar non dovrebbe essere nella lista dei villain, ma nella lista dei veri eroi. Lazar, quindi, appunto, arrivato alla fine del labirinto, prende i campioni delle gilde e li mette l'uno contro l'altro davanti al giudice che sta per emettere il verdetto finale, e lui lo sa cosa sta per succedere, e in quel momento il giudice, in quel momento Jace entra nella mente dei campioni, li fa tranquillizzare. E a quel punto allora il giudice cambia il suo verdetto e trasforma Jace nel patto delle essenze vivente. Lazar ci rimane abbastanza di merda, ma non si scoraggia perché è un mutaforma che sa, conosce il valore di un lavoro ben fatto, della sconfitta, non si perde d'animo, si rimbocca le maniche e subito dopo ricomincia a pianificare. Stavolta però pianifica per far sì che Tezzeret possa liberarsi dell'influenza di Nicol Bolas, che Nicol Bolas non riesca a sopravvivere alla guerra della scintilla, o comunque che Nicol Bolas venga sconfitto. Lui cerca in tutti i modi, lui si allea contro Nicol Bolas. E io mi ricordo benissimo che durante Gilde di Ravnica, prima di Gilde di Ravnica, quando hanno annunciato il set e hanno annunciato che ci sarebbero state 5 gilde favorevoli a Bolas e 5 nemiche di Bolas, io avevo il terrore che decidessero di fare Izzet, Dimir e Rakdos alleate di Bolas insieme ad altre a cazzo di cane. Sarebbe stato proprio brutto, brutto, brutto. Non avrebbe avuto senso vedere Izzet, Dimir e Rakdos assieme a Bolas. Proprio perché Bolas rappresenta tutto ciò che queste gilde odiano. L'oppressore. Il mastermind che ti obbliga a fare piani e contropiani troppo, che riesce a fregare le tue contromosse. È proprio tutto ciò che odiano Izzet, Dimir e Rakdos. E infatti aveva molto più senso che altre gilde gli andassero dietro. Peccato che poi si sia risolto in un nulla di fatto, perché in World of Spark il fatto che Bolas avesse delle gilde dalla sua parte non ha avuto alcun effetto concreto. Però vabbè, alla fine Lazav riesce nel suo intento, si salva la vita, si allea con Tenzeret e insieme a Tenzeret inizia a distribuire le sue pedine in giro per Ravnica. Prima di tutto
Vraska. Lui si offre di aiutare Vraska No, non è che si offre di aiutare Vraska. Lui scopre che Vraska sta nascondendo Dovinban anziché uccidere, lo sta nascondendo anziché averlo ucciso. E quindi manda un suo assassino, Rat, spoiler, una delle piccole chicche di Forsaken e che mi ha fatto godere come un riccio, una delle poche cose, è che quella merda di Rat, personaggio di merda proprio, si trasformi e alla fine si riveli essere l'assassino di Dovinban. E quindi lui ottiene il controllo delle gilde di Dimir, sulla quale ha già, Golgari, grazie ai quali, grazie al fatto che ricatta Vraska, Orzhov, grazie al fatto che Teysa crede di stare alleandosi con lui per togliere il potere a Tomic, ma in realtà lui la sta pronto a fare il triplo gioco e fare tutte cose a vantaggio, al suo solo singolo vantaggio. Poi aveva una pedina tra non mi ricordo chi. Si dice di avere anche delle pedine tra i Simic, quindi presumibilmente qualcuno alla corte di Vannifar. E di base gli mancano diverse gilde ancora, però è sulla buona strada per conquistarsi il potere su Ravnica di fatto. Speriamo che ci venga detto presto che cosa è riuscito a fare. L'Eshrak, o meglio, Araldo di L'Eshrak è la carta. A che punto siamo in tutto ciò? Oh mio Dio, ragazzi. A che punto siamo, secondo voi, della nostra avventura stasera? No, infatti, neanche io leggo ancora molto. Siamo a meno di metà. Siamo alla fine della seconda riga. Adesso ve lo mostro. L'Escherach è qui, è coperto sotto Griselbrand, coperto dalla chat. Allora, io direi che allora andiamo avanti con l'Eshrak e poi chiudiamo qui e questa storia la trasformiamo in una qualche rubrica. In una rubrica un po' più lunga, diciamo. Ah, veramente? L'Eshrak è l'anagramma di Charles, che è il secondo nome di Chris Page. Non lo sapevo. Figo. L'Eshrak è un planeswalker che è votato alle forze del male. È brutto, cattivo e usa il mana nero. È tra i vari partecipanti al summit di Null Moon. È alleato di Lindul. Lindul lavora per lui, è il datore di lavoro di Lindul. Grande amico di Tevesh Zat, purtroppo fa appunto lui appare durante la guerra, l'era glaciale, dopo che raggiunge Shandalar insieme a Tevesh Zat, però viene scacciato da Shandalar e di lui non si saprà più nulla per decenni, secoli, finché in spirale temporale, visione futura, non torna. E diventa l'antagonista dell'intero libro di Visione Futura. È il mastermind dietro tutti gli eventi di Visione Futura. Lui infatti convince Jessica a chiudere violentemente delle fenditure di Ota, delle fenditure di temporali di Dominaria in modo tale che lui possa poi caricarla di rancore praticamente. E una volta che lei è carica di rancore, lui riesce a strapparle il potere di Phage, in qualche modo ogni cosa che lei va a chiudere col potere di Rada
la trasforma sempre più in Feige in un certo senso. L'Eshraak le strappa il potere di Feige e lo usa per cercare di uccidere Nicole Bolas. Le cose però non vanno come previsto e Nicole Bolas lo usa come carburante per chiudere la scintilla di Madara. E qui finisce la storia del povero Leshrac Charles. Di Lindul e di tutti gli altri, povero Leshrac non se lo meritava. Però dai, sei un po' un cazzone se pensi di poter battere Nicol Bolas a colpi di tocco letale, dai. L'Eshraak non ha ancora una carta, speriamo che prima o poi abbia anche lui la sua carta benzurca. Più che altro per avere un'immagine decente del buon vecchio Leshraak. Sì, sempre meglio che cercare di batterlo col fuoco come Chandra, siamo. Cioè, l'Eshraak è stupido, ma Chandra non è stupida, Chandra è di più. E vabbè, raga, io in realtà vi direi che possiamo chiudere qui, perché comunque ci siamo fatti 2 ore e mezza. E mi sto un po', non dico che mi sto annoiando, però mi sta venendo un po' di sonno, perché comunque ho fatto pure la live questo pomeriggio. Tra l'altro, live stupenda, mi sono divertito tantissimo. Abbiamo una lunghissima rubrica davanti, esatto. E no, il live di sto pomeriggio è stato veramente. Abbiamo raggiunto anche i 5 spettatori ogni tanto. Quindi è stato molto bello e sono riuscito a raccontare tutto quello che volevo raccontare del racconto gioco, appunto. Dai, io lo raccontavo, oggi mi intreccio le parole. E niente, mo questa rubrica la continuerò in qualche modo. Dovrò trovare, magari la possiamo fare il venerdì, appunto, come volevo fare all'inizio. Anziché revisionando quello che sto revisionando, riscrivendo War o qualunque cosa avessi deciso di fare il venerdì, possiamo tranquillamente effettivamente partire con questa mini rubrica per un certo periodo. Dopodiché ci dedicheremo appunto ad altre cose, ad altre idee, sviluppi e progetti. Cioè, doveva essere una live dedicata a il miglior villain, doveva essere una live singola, però diciamo che allora ci sarà il momento in cui alla fine di tutto faremo una live riassuntiva in cui decideremo finalmente chi è il villain migliore. Dopo che avremo visto tutte le storie di questi villain, faremo una live in cui diremo, ok, questi villain, prendiamo questo, questo e questo, di tutti quelli che abbiamo visto, chi è il migliore e chi è il peggiore. E non sarà Benzelok, ovviamente, no, decisamente no. Mamma mia. Beh, in realtà poi comunque la più pesante era questa qui dei main villain, perché le altre sono molto meno, hanno molte meno righe. Però, insomma, comunque non si possono fare tutte oggi. Detto ciò, io vi ricordo, ringrazio ancora Superale00 che ha lasciato il follow, Ipsti che ha lasciato il follow. Proponendo domande scomode prima durante la live del racconto gioco, domandando impressioni su Novax, Novask, No Mask e Covid. Darkly Live Vita 360 che è diventato follower anche lui e mi aveva chiesto di fare una roba strana di leggere il suo nome, scriverlo su un foglio, però come ora non ce la faccio. Prima o poi quando ripassa in chat lo farò, promesso. E col comando, vi ricordo di iscrivervi a YouTube dove ritrovate le live ricaricate. E a Instagram se non siete dentro, vabbè, lasciamo perdere. E non ce la faccio a fare neanche i comandi.
abbonarvi per avere delle live speciali dedicate all'argomento di vostra scelta. E niente, detto questo, vi saluto qua. Buonanotte, grazie per la compagnia. Grazie per esserci stati, grazie anche e soprattutto per la live di questo pomeriggio in cui siete stati ad ascoltarmi 3 ore mentre vi raccontavo le mie storie anziché raccontare un loro spell, una lore di Magic. Grazie e necronotte a tutti. Ci sentiamo, prossima live sarà il 28 sera, presumibilmente. E penso che continueremo con questa cosa dei villain. E niente, tutto qua. Necronotte, ciao ciao!